ancora tocca a me e devo dire grazie, grazie al sindaco Mugelli, grazie per le parole convinte e anche per la sincerità che si legge in queste parole, perché oggi fa la differenza, credo, e si intuisce quando c'è forma, quando c'è sostanza, quando c'è sincerità e quando sono solo le soglie. Per me è un piacere davvero essere qui anche quest'anno, lo sono stata dall'inizio sull'invito del comune, da quando abbiamo cominciato insieme ad onorare questa data. E apprezzo davvero tanto, lo dico sinceramente anch'io, perché non so essere diversa, e anche perché così allungano il naso io non ne ho bisogno. E quindi devo dire che apprezzo molto davvero il crescendo che questa amministrazione mette nell'onorare questa data di anno in anno. E devo dire apprezzo anche la scelta ragionata di questo luogo, perché non è una scelta casuale, non è solo andare in un bel posto, è una scelta ragionata, non casuale. E io vorrei dare anche, perché così insomma l'ho intuito, mi è arrivato, anche un'interpretazione anche ulteriore a quella che è andata a suggerire. Questo è il luogo dove appunto nell'estate del 44 trovavano rifugio tante persone che hanno in difficoltà. E allora forse questo è anche un messaggio implicito, cioè quello di dire che nei momenti difficili le istituzioni ci sono, nei momenti difficili nessuno viene lasciato indietro. E questo lo ricordiamo in un giorno importante come questo, nel giorno della liberazione. Ed è un messaggio importante che ci dobbiamo e continuare a dare. Confesso però che tante, purtroppo, ormai sono le realtà dove questa memoria invece si attribuisce. Di anno in anno viene considerata solo un atto formale. E questo è veramente un problema grosso, quello di pensare che si può onorare l'anniversario della nostra liberazione solo con l'atto formale di mettere la corona. Ci sono realtà dove, ancora peggio, non si fa più nemmeno questo e si lascia fare alle associazioni guaranesi. Sono davvero, non guardiamo che noi siamo ancora in una zona fortunata, ma queste realtà ci sono. E c'è ancora peggio, ci sono realtà dove vengono profanati durante queste nostre commemorazioni i luoghi della memoria. E voglio ricordare la svastica sulla lapide di Dina Anselmi pochi giorni fa. Ecco, non c'è ancora di peggio, è possibile? Sì. È ancora possibile fare meglio. Ci sono realtà e ci sono comuni che riscrivono la storia e che festeggiano dati, momenti che sono l'opposto della liberazione, che fanno parte di quella storia che ha dei vinti e che trovano eroi in quei vinti e non nei partigiani, non in quelli che hanno combattuto per darci un paese diverso. Però penso a Liliana Segre, mi viene alla mente più volte Liliana Segre che ti mette sempre in guardia dal pericolo del tempo, il pericolo del tempo che sicuramente non è amico di questa nostra memoria. Però questo pericolo del tempo diventa ancora più pericoloso quando si associa a quello che diceva prima Puccia, l'indifferenza. L'indifferenza per questo pericolo, il non pensarsi, lasciare andare le cose. Ma perché preoccuparsi tanto di questa memoria con tutti i problemi che dobbiamo affrontare in questo mondo così diverso, così lontano da quello di quasi un secolo fa? Oppure, ma non esiste più il fascismo e di conseguenza basta con questa lagna dell'antifascismo. Quante volte l'abbiamo sentito dire? Quante volte ormai è diventata un mantra per qualcuno, no? E allora queste parole
dobbiamo, quando le sentiamo, dobbiamo accendere una bella spia rossa, perché siamo davvero in pericolo. E viviamo un momento delicato. E invece, fra tutti i problemi, quello della memoria è proprio quello che ci aiuta a leggere nella maniera più giusta, è proprio quello che ci aiuta a non perdere la strada maestra, che è quello del valore della nostra Costituzione. Mi preme dire, me ne sono segnate le cose, sono poche ma le voglio dire, che è vero che il tempo è nemico della memoria, ma è vero anche che la memoria ci aiuta a conoscere meglio la storia, che il lavoro degli storici con la distanza ci aiutano a ricomporre un passo, ci aiutano a dare la lettura corretta di quegli eventi, una lettura che diventa sempre più inconfutabile. E allora è su quello che dobbiamo lavorare, e la presentazione che è stata fatta del libro e l'ospite che abbiamo avuto, Filippi, va in quella direzione. Dobbiamo proprio arrivare a far sì che la memoria, la storia, diventi uno strumento di democrazia, non solo un ricordo, ma uno strumento di democrazia. E credo che Poggio a Caiano, con queste celebrazioni e con il fatto che anche qui abbiamo costituito la nostra sezione nuova, fresca, ma si possa fare tante cose belle insieme. Io sono convinta di questo, e quindi da questo momento in poi ci metteremo a lavorare e a progettare. Fare memoria è una delle attività più difficili delle istituzioni, perché la narrazione si può fare in tanti modi, e quando si fa una narrazione sbagliata o parziale è un problema, perché siamo i primi che si sbaglia e non ce lo possiamo permettere. E allora ricordiamoci sempre che la nostra Repubblica, la nostra Costituzione sono nate il 25 aprile del 45, come ha detto Monsignor Zuppi poco tempo fa. Buona festa della liberazione a tutti i poggiolesi, a tutti noi. Sempre stata presente alla chiamata, sempre qua, come in tutti gli altri contesti della provincia, per il tuo infaticabile impegno di ricordarci i valori fondamentali della liberazione. E grazie a quello che ha fatto il sindaco, sono rimasto, grazie a tutti i presenti, a tutti i rappresentanti, ci teniamo molto, mi fa veramente piacere avere qui l'Associazione Nazionale Carabinieri, Poggio, grazie per essere qua presenti. E a tutti voi, insomma, che ci siete, ai consiglieri, alla giunta e a tutti i cittadini, davvero grazie. Alla polizia municipale. È un luogo altamente simbolico, è stato detto, la villa medicea di Poggio a Caiano, centrale perché qua è passata la storia di Poggio a Caiano ed è passata la storia d'Italia e del mondo, perché già allo scoccare delle prime ore della guerra nel 1940 fu decisa la collocazione della villa medicea di Poggio quale rifugio decentrato per i beni culturali straordinari che la città di Firenze possedeva e possiede. E se li possiede oggi, una parte del racconto si deve proprio al fatto che quelle casse mal imballate a volte provenienti dagli Uffizi, dal Vargello, da tantissime chiese e musei della città di Firenze presero la via statale ora per arrivare qua alla Villa Reale di Poggio a Caiano e trovare nelle stanze qua al primo piano, al secondo, uso dai bombardamenti che di lì a breve sarebbero avvenuti dopo l'8 settembre del 43. Pensate, sarebbero numerosissime, veramente un numero straordinario di opere d'arte. Vi dico alcune: il passaggio anche la Venere di Botticelli,
vide la collocazione delle stanze di Poggio, oppure la statua equestre di Cosimo I era nei giardini della villa, o le mori, quattro mori di Livorno, a faccia in giù, sempre nei giardini della villa, o poi Tiziano, Michelangelo, uno scrigno preziosissimo, che poi fu violato da Cristi stessi, ritirata in quelle statue del 44, e alcune di quelle numerose furono prese, saccheggiate e portate verso l'Alta Italia. Insieme alle opere, la villa fu un rifugio importantissimo, del bene prezioso, le persone. Arrivarono a essere 980, lo sappiamo con precisione, perché l'organizzazione del Comitato Nazionale di Liberazione, che si formò qui a Poggio in quelle giornate, usò con grande responsabilità e precisione uno stare in questi sotterranei malsani, ombrosi, in dei periodi addirittura purtroppo senza acqua, perché fu bombardato l'acquedotto, mi dice, pensate cosa volessi dire, senza acqua per mille persone in questi ambienti, nei sotterranei. E lo organizzò in maniera straordinaria. Fece un censimento, 24 stanze, 24 responsabili per ciascuna stanza, ed ogni stanza uno spazio, un materasso, un giaciglio, occupato da una persona censita, appunto perché censita? Perché era possibile in questo modo chiaramente organizzare al meglio gli aiuti, i bisogni. Al primo piano l'infermeria, dove ora dove c'è ancora il teatrino della Villa Medicea. C'era un'infermeria venuta dalla confraternita della Misericordia, che aveva come rappresentante straordinario Gianna Maiani, e le sue linee del Sacro Cuore, ricordavo benissimo il sindaco, quanto hanno fatto, e nella sede centrale, qua accanto, nella sede madre, ospitando tantissimi sfollati, anche loro, cercando, nascondendo ovviamente gli adulti da dei tedeschi che entrarono più volte, nonostante fosse una casa consacrata, entrarono. E pensate ai momenti di paura, di coraggio vissuti da coloro. E poi prestando servizio in infermeria e a queste mille persone presenti nella Villa Medicea. Già un paio anni, pensate, che non aveva famiglia, poteva tranquillamente, aveva quella famiglia, aveva, cioè non diretta, aveva la famiglia d'origine, l'aveva messa a sicuro a Firenze, e poteva rimanere con loro. Invece scelse di tornare a Poggio, il medico contorto se n'era andato via, si era messa a riparo, lui aveva fatto un po' di infermieristica, e lui era diventato il punto di riferimento anche di operazioni chirurgiche delicatissime, che in quella sala teatro, ora ospedale di eccezionale momento, lui aveva la sua opera messa a disposizione. Furono 9 morti in quell'inizio in villa, ma ci furono anche 3 nascite nel sotterraneo della villa. E poi oltre 700 interventi infermieristica, che chiaramente non era solo a servizio, a questo punto era di tutti coloro che avevano bisogno, oggi a Cagliano e negli intorni. E quindi insomma queste mura parlano e hanno vissuto dei momenti di grande terrore, perché la villa poi alla fine non doveva essere bombardata, gli alleati lo sapevano.